Il sindaco si difende legittimamente, ma la verità è che chi frequenta certe regioni sa benissimo come si viene conquistato il consenso elettorale e viene conquistato anche chiudendo non un occhio ma due su tutto questo. Tant'è vero che il sindaco, che certamente è innocente fino a prova contraria, è stato recentemente rinviato a giudizio perché, secondo la magistratura di Termini Imerese, con la sua password entrava nel terminale dell'Agenzia delle Entrate e toglieva le multe ai suoi concittadini. 120.000 euro. È vero o non è vero? Non lo so. Però questo riguarda il sindaco. Come altrettanto il sindaco è stato al centro di polemiche Dottore Gomez, a fortissime. questo non No, ci sto, aspetti che perché poi risponde a tutto. anche la Raggi fino a ieri era condannata da voi, adesso è stata No, io assolta, mi non ho condannato dispiace. nessuno, tant'è vero che lei è stata al centro di polemiche politiche Però sta fortissime buttando del fango, perché non mi lei ha pare che è deciso corretto, di perché c'è un promuovere procedimento a vigile penale. C'è un urbano, procedimento penale in corso, lei sta dicendo come nelle come pratiche cose. Mi amministrative, dispiace. la figlia di un porteordini di Bernardo Provenzano, ex moglie del boss della calza, e dato che io la Sicilia l'ho conosciuta, Guardi, so cosa vuol dire quando accadono certe cose in alcuni paesi e come si dottore Gomez, come si conquistano i voti. Non qua nessuno è fesso, caro dottore sindaco. Gomez, lei si vada a leggere tutta la mia storia. Si vada a leggere tutta la mia storia. Io sono stato minacciato dalla mafia. Ho avuto anche Come un cane accade in quasi impiccato tutti i dietro la comuni. porta. Quindi no, Certo. non le permetto di fare Sicuramente, ma alcune non metto in affermazioni sulla dubbio. mia persona. Non metto Si in dubbio. vada ad informare, si vada ad È informare stata lei bene. a promuovere la vigile urbano, non io, Ci eh? siamo? Posso un Non, attimo? no, guardi, non l'ho fatto vigile urbano. Ho nominato 5 ausiliari del traffico, di cui c'era pure la signora. Per 2 mesi, adesso la signora non fa più il vigile urbano, E vada ad dopo informarsi le bene polemiche prima di cucite dare sui le giornali, informazioni. certamente, Allora, No, non è così, non ci sono state le polemiche scusate, sui giornali. allora, Mi scusate. dispiace, dottore Gomez, vada a cercare questa altrove, Va non da bene, me, non da però, me. signor sindaco, prima di dare la parola a Giarrusso un attimo, voglio No, però, farle. dottore Giletti, se Sì. lei doveva fare il processo a me, Non è il io me lo processo, io. diceva. Beh, scusi, signor Che sindaco, cosa lei ha c'ha? detto, Il vengo per processo mediatico a chiarire. me non ci sta, Vengo per non chiarire, ha ci sta, detto, e ma vengo per non mi può, chiarire. non mi può, non mi fa, può fare passare per mafioso, cosa che non lo sono mai stato, e No, no, nessuno ho l'ha sempre detto. rigettato quei voti, Nessuno e l'ha la mafia è detto. sempre stata contro di me nel No, mio Gomez non ha paese. detto L'ha detto questo. lei, Non ho dottore detto Gomez. questo. No, Non Gomez non ha ha detto detto, quello che ha detto è questo. lo stesso, dottore No, non l'ho Gomez. detto, questo Mi non l'ha dispiace, detto. mi dispiace. Le Non posso. può fare passare questo, non Allora, può fare però, passare questo. torniamo alle case Non può fare passare abusive. questo perché io sono una persona per bene. E Allora. se ho fatto il sindaco per il terzo mandato, probabilmente il mio paese pensa che sono un bravo Ma sindaco. qual è il problema, sindaco? Perfetto. Cioè lei Lo sa che dice era che per assessore 10 anni ai lavori non ha pubblici visto fino a che qualche c'erano mese quelle fa? case? Basta con l'ipocrisia. Sia onesto. Quelle case le doveva Va bene. vedere. Io le ho chiesto perché non è possibile che lei mi dica che non lo sapeva che erano lì. Abbia pazienza. Poi alla fine uno la perde la Dottore pazienza. Giletti, La perdo la mi pazienza. dispiace che, La dottore perdo. Giletti, mi dispiace che lei invece di fare il conduttore vuole fare altro.